la parola dati, questa l'Europa rischia di restare fuori dalla competizione. Sì, questo è un problema serissimo. La competizione tecnologica in corso determinerà gli sviluppi dell'economia e della competitività dei paesi in futuro. La Cina opera attraverso risorse pubbliche enormi. Gli Stati Uniti arrancano perché in realtà il pubblico investe solo nel settore della difesa in queste tecnologie, per il resto sono privati molto forti, ma che investono solo dove hanno un profitto. Su questo la mia idea è che bisognerebbe porre prima di tutto a Bruxelles, prima di ogni altra questione, la questione di un grande piano europeo di investimenti sull'intelligenza artificiale, sulla ricerca innanzitutto e poi sull'innovazione nell'intelligenza artificiale, nelle nuove tecnologie, finanziato con debito pubblico europeo. Ecco, in questo senso, a proposito di innovazione, l'Italia viaggia a velocità diverse, si parla di 5G, si parla di fibra e ci sono luoghi dove c'è ancora il rame. Come si pareggiano le situazioni? Guardi, allora per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Open Fiber, la società di cui sono presidente, siamo nati per portare la fibra e lo portiamo dovunque possibile. La cosa singolare è che lo portiamo nelle grandi città, nelle grandi e medie città e lo portiamo nelle aree interne, nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, perché lì lo Stato ha messo a disposizione dei fondi. Noi abbiamo vinto tutte le gare in tutte le regioni italiane per la costruzione della rete che serve dove i privati non intendevano investire. Però resta un'altra parte d'Italia che sta in mezzo. Ma come possiamo arrivare ad avere rapidamente in tutto il paese una rete di ultima generazione? Il tema che si è posto è se il modo per farlo non sia quello di andare verso una rete unica. Il governo e il Parlamento spingono in questa direzione, che sia al servizio di tutti e che sia in grado di investire rapidamente in tutto il paese su reti in fibra ottica e 5G di ultima generazione. Il processo è complicato perché bisogna seguire le logiche di mercato e naturalmente quando si tratta di mettere insieme le cose bisogna che tutti siano d'accordo e tutti capiscano di avere dei vantaggi da questa soluzione.